Sta per cominciare Sanremo, come tu sai, noi seguiremo il percorso di Sanremo. Stai cominciando a preparare qualche quadro astrale dei cantanti in gara. Sì, sto credibile, cose impreviste. Jupiter, dica la verità. Allora c'è bisogno, certamente, di dire di Rio, ma non Roma. Quindi c'è bisogno di intervenire anche, di mettere qualche freno a questo aspetto. Ci sono difficoltà tanti cittadini. Torlandi rimangono con noi in studio. Che persone dal... Molto chiara, signora, molto chiara. Sono... Non per morosità. Blocco, e cioè... persone con redditi fino a 27.000 euro, proprietari, quindi vanno aiutati. Invece, quanto riguarda le case popolari, come dobbiamo fare? Cambiamo argomento, insomma, non possiamo esservi forse di grandissimo aiuto per risolvere questi grandi problemi, ma un pochino, per qualche problema un poco più piccolo, qualcosa forse di più possiamo fare. E sicuramente, insomma, vi è capitato di dover scrivere un bigliettino a qualcuno e non saper bene che cosa scrivere, oppure di dover regalare un mazzo di fiori e magari... Roberto, buongiorno. E Jupiter è qui perché, insomma, lo metteremo... Come te la caveresti tu? Intanto ti invito ad accomodarti. Chiediamo a Jupiter di prendere spunto da due situazioni. Una, insomma, un pochino triste. Facciamo finta, ipotizziamo che la nonna del tuo capufficio, quindi un biglietto per corteggiare la nostra bella Benedetta. Vediamo come te la cavi. Perfetto. Siccome io non voglio che... Ma soprattutto non voglio che ascolti suggerimenti. Vediamo? C'è la musica? Allora... Tu lavora pure, quindi condoglianze. Casuale. Marino, grazie senatore Cursi, purtroppo siamo in ritardo. Veto febbraio. Grazie. Avete visto? È quella chiesina che poi scompare proprio a... Che ha detto non usate cucchiai o cucchiaini per assumere lo sciroppo. Perché questo? Perché non tutti i cucchiaini hanno la stessa dimensione. Allora se utilizzate cucchiai... Stefania Sandrelli e Michela Ramazzotti. Hanno un personaggio davvero... esuberante, poeta, ha fatto un ruolo perché c'è stato vicino con la giusta distanza. E qui a Roma è un massaggio di sfilata sempre riguardo alla Milano Moda Uomo. Allora, caro Sergio, è pronta? Benissimo. La sfilata è pronta. Allora, andiamo a vedere per l'appunto quali sono le ultime. Io so che Luca ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la tragedia che è avvenuta non molto tempo fa giù ad Agrigento. Sentiamo. Sulare, papà risposta. Ora il problema c'era, ha chiamato circa 15-20 minuti fa. Speranza si è accesa. Grazie di questo aggiornamento, Nino. Un abbraccio, chiama quando vuoi. Grazie, Luca. Sono. Io vado a parlare con l'avvocato qualsiasi momento, mi interrompete, ci fermiamo, lo so. È così, questa è la diretta e con questo tocca fare i conti, non sempre in modo assolutamente facile e disinvolto. Dunque, e da un argomento impegnativo ad un altro altrettanto impegnativo. Buongiorno, buongiorno. Lettera che è arrivata, in questo momento c'è tanta gente che si vuole mobilitare a favore d'origine perché versa in quel momento in un'ottica diverse. L'adozione internazionale e quella nazionale hanno origini a livello di carne, adesso c'è anche la nuova legge, quella del 2001, che dice addirittura... È lo stesso? Sì, ecco, questa è una bella domanda perché poi... Che si è compiuta questa mattina in provincia... Un abbraccio, siamo vicini. Le famiglie. Allora, Pierfrancesco... Passato molto tempo. Passato molto tempo da quando hai recitato una politica. Politica. Che da molti anni non era più due attori molto bravi. E la grande Monica. Allora, grazie a tutti. È stata una mattinata convulsa.